È stata una grande giornata quella vissuta all'Arezzo Equestrian Center con la inaugurazione dell'Eponia, di una sorta di Olimpiadi giovanili dell'equitazione. Cerimonia di grande impatto visivo con momenti di elevata intensità. Arezzo non è rimasta a guardare, visto che anche il Comune ha dato il suo appoggio all'iniziativa che alimenta quel turismo che crea un grande indotto. Dal punto di vista sportivo e dello spettacolo, diciamo, la cartolina che hanno fatto i ragazzi con la sfilata e con tutti insieme in questa bellissima arena, non c'era bisogno di altre presentazioni. Per la Federazione Italiana Sport Equestre un appuntamento di grande livello tecnico, visto che si allevano i campioni del domani. Beh, gli sport equestri qui all'Arezzo Equestrian Center festeggiano un evento per noi fondamentale, sono le Eponiadi, sono le mini Olimpiadi degli Under 14 con i loro mini cavalli, con i pony, quindi qui abbiamo il cavallo al centro del mondo, tutte le discipline federali che si svolgono, sia quelle olimpiche che quelle non olimpiche, e tantissimi bambini, abbiamo 1200 bambini con le famiglie, è un momento importante, è un momento dove nasce la filiera sportiva. Da qua avremo sicuramente nuovi campioni, ma anche delle generazioni migliori. E grande la soddisfazione per i padroni di casa. Quindi orgogliosi di questi numeri, perché oltre 1200 pony presenti nella nostra arena, con oltre 1500 bambini che gareggiano ininterrottamente per 4 giorni. L'Arezzo Equestrian Center conferma le sue eccezionali potenzialità. Diciamo che oltre che un grande evento di sport, un grande evento che porta una veramente boccata d'ossigeno nella nostra città.